No, perché siamo qui per rimarcare il fatto che è stato per la ormai la quarta volta bistrattata la volontà del popolo. Il 4 dicembre hanno detto chiaramente, hanno bocciato il governo Renzi, hanno chiesto, e visto la partecipazione, di voler far sentire la voce della gente. Questo governo, nuovo governo, la segreteria del PD e Renzi hanno negato nuovamente al popolo di scegliere da chi essere governati. Noi su questo continuiamo la battaglia, continuiamo a rimarcare il fatto che non si possono pensare di fare i governi all'interno delle segreterie del Partito Democratico. A questa frase manca un finale: la sovranità appartiene al popolo, non a Partito Democratico né tantomeno a Renzi. E noi vogliamo rimarcare questo e cerchiamo di essere diciamo il portavoce di quei milioni di persone che il 4 dicembre hanno detto chiaramente: Renzi a casa, vogliamo tornare a votare. Per questo sabato e domenica raccoglieremo le firme in tutte le piazze del paese per portare le istanze della gente libera, che evidentemente non ha gli interessi alla Verdini di avere la poltrona, ma vuole semplicemente poter scegliere da chi essere governato. Ricorderemo a Renziloni che a suo tempo Renzi ci aveva detto che lui sarebbe stato l'ultimo presidente del Consiglio a chiedere la fiducia al Senato, e quindi il cappone quest'anno l'ha fatto lui invece che farlo i senatori, e ancora una volta gli italiani in tutte le salse stanno dicendo che questa gente se ne deve andare a casa, e quindi noi saremo la voce degli italiani in Senato e alla Camera. Lo siamo stati fino adesso, ma oggi ancora di più, con ancora più forza, perché sono quegli italiani che magari non votano Lega ma ci dicono: ormai solo voi state dicendo quello che vogliono gli italiani, e noi lo faremo anche dopo.